Buondì, buondì. Dunque, un po' di musica, come al solito. Ok. Allora, andiamo a vedere GJ. GJ sta approcciando 132. Zome, sei già a bordo? Yes. Allora, vediamo. GJ sta approcciando 132, volevo vedere un attimino qui, la B30 di prima ha chiuso così, qui rompiamo i massimi, rompiamo la resistenza. Per me non è ancora il momento di acquistare, anche se il trend è sicuramente bello bullish. Abbiamo completato il wick field della candela di ieri, tutto durante l'Asian Session. E niente, se vuoi mandarmi qualche chart, vuoi parlarne tu qualche minuto. Sì. Chiedo a rispondere a un paio di persone. Quando in chat te la apro così almeno fai un breakdown tu. Allora. Mamma mia, ragazzi, la GBP CAD di ieri. Che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Sto bastardo. Mai tornato break even 200 punti. Mamma mia, mamma mia. Si poteva veramente fare un botto di roba ieri. Arriva Ok, la te. M30 ha chiuso adesso, ottimo. Sì. Tu stavi pensando già di fare qualcosa adesso? Io non so, No, sono in andato un po' realtà vicino no. a 132 per quanto mi riguarda. Ah, beh, io stavo guardando GCAD, perché GJ, sai cos'è? Che il problema è che a quella resistenza non vorrei mai si invertisse e continuasse di nuovo al ribasso come ha Esattamente. fatto lì sulla sinistra, più che comprare. Comprare lo vedrei un po' più Esattamente, anzi, tranquillo. se inverte al ribasso, noi ci siamo. Esatto, per comprare vorrei che rompesse bello secco il livello, chiudesse orte. GBP CAD può continuare bello bullish. L'unica cosa che vedo è che ha continuato quasi senza top wick, anche se ha chiuso al di sopra ed arrivava da qua sotto, quindi ci sta che continui. Un bel buy stop qui, take profit qua. Possibile? Ma ti dico, a long time frame lo vedo in una struttura bearish, quindi non vorrei mai rigettasse per venire a formare nuovi minimi, dato che comunque oggi conta che anche la GBP è in bank holiday, quindi comanda il CAD oggi, cioè comanda nel senso muove Ah, bank abbastanza holiday lui. oggi. Sì, Mamma e mia, non abbiamo c'è. US Oil che è abbastanza strong e quindi potrebbe dare una mano a GCAD a venire giù. Per questo è Sì. quello che mi dà un po' più di No, no, ma fiducia. che il trend sia bearish, poi da ieri sicuro, però questa M30 è bella tosta, perché è una di quelle che intrappolano un po', capito? Perché magari tanta gente qui cosa ha fatto? Ha venduto perché probabilmente avrei venduto anch'io. Adesso Io non era proprio ho un messo break una dei linea. minimi. Ho messo una linea per mettere il sell stop sui minimi mentre stava salendo la candela. Ho detto così, sai, se ritraccia e viene giù, Giusto, giusto. L'unica cosa che non mi prende. piace è appunto che ha chiuso quasi senza top wick, però un buy stop sopra questi massimi qui, di cui vedi questo è 1, 2, 3. Se flippa qui, ci sta. Fammi vedere un attimo l'H4. Ah, ma l'H4, ah, boh, si poteva. Questa inverte, sì, qua andiamo bearish. Probabile andare bearish. Abbiamo il nostro livello, guardate qui sulla sinistra. Abbiamo il nostro livello qui, non abbiamo rotto i massimi dell'H4, quindi adesso se rigettiamo, veniamo giù, possiamo fare una bella discesa, anche se ieri siamo veramente morti, cazzo. Mamma mia, ieri è stata una candela di quelle proprio, una daily da 300 punti. Abbiamo Buongiorno a fatto tutti, tanto comunque. movimento. Sì, buondì, buondì. E niente, allora, mettiamo. Tu qui, ma poi Niente, finisco di mettere i livelli bene dopo, ti lascio a te e vado a fare queste due cose. Un Buongiorno attimino. Sassa. Buondì. Sì, no, comunque a parte GCAD al momento non vedo nient'altro, anche perché Gold è arrivato completamente a target, quindi per oggi lo lascerei stare, che è bello nervoso tra il range di 1715 e 21. E come abbiamo detto, dato che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente gli NFP saranno disastrosi, secondo me rompe 21 e saliamo fino a 31, però Se non escono dati diversi. sì, se non escono diversi come la scorsa settimana o li mettono positivi, però sappiamo già come andrà la situa. Questo qua secondo me è comunque un trade potenziale ottimo su GCAD. Sì, ecco, esattamente, ce l'ho anch'io, la trend, infatti te l'ho mandata in chat. Buongiorno.
Allora, se rompe ovviamente con i massimi di sulla sinistra, se flippa bullish praticamente. Boh, ti lascio questa rovina qui. Vado 5 minuti. Ok, così te la lascio qua. Bella. Ecco ragazzi, la mia idea, quello che vedevo era innanzitutto per delle vendite su GCAD, in caso rigettasse la trendline che vedete che ho tracciato, non state a guardare sulla sinistra, è semplicemente l'estensione. In caso rigettasse quella trendline, andasse a rompere la zona di supporto, quella che ho segnato in rosso, per venire giù fino al livello chiave 1,72200 e sono circa 35 punti, quindi direi che va abbastanza bene. Ricordatevi che oggi GBP è in bank holiday, quindi in questo caso comanda il CAD, come su GJ comanda lo Yen. E niente, questo al momento è il setup che vedrei, anche comunque portato dal fatto che petrolio è abbastanza forte sul 25 dollari al barile e quindi potrebbe dare una mano al CAD per venire giù. Al momento questo è l'unico setup che vedrei. Come avete visto, come è andato già sul canale, Gold è arrivato a target completo. Lasciamolo stare per oggi, dato che ci sono gli NFP, US 30, stessa cosa. Vediamo di cacciare qualcosa a GJ, se c'era Gabriele, vediamo se c'è. Gabriele c'è. Ok, GJ, ho visto quello che hai mandato e ti dico sì, anch'io aspetterei la rottura di quel livello di resistenza per provare a vedere degli acquisti o eventualmente, se dovesse rigettare, invertirsi, prendere delle vendite per tornare di nuovo fino al supporto che abbiamo toccato ieri, di 130.800.
Eccoci amici, ci siamo. Dunque, a vedere. Qui non abbiamo flippato, siamo sempre fermi lì, quindi nessun problema. Io sto aspettando che GCAD ritorni all'interno della trendline per provare a prendere una vendita tagliata lì. Ed è rientrato esattamente adesso. Aspetto la chiusura all'interno, il retest per la continuazione. Sempre se non viene giù a picco. Yes. Niente male. Ma subito vuoi entrare, quindi senza aspettare una No, chiusura. aspetto la rottura, Ma chiusura, dico senza retest. aspettare tipo M30, M15. Oh Madonna, di nuovo sta roba. Adesso cambio, metto di nuovo Chopin, vai a Beethoven, pigliare gli infarti. Ma ti dico, aspetterei l'M30 piuttosto se proprio non voglio provare un trade frettoloso, diminuire la lot size, però al momento sta già venendo giù, quindi penso di averlo già mancato questo trade qua. Peccato. Ma vai con calma, che io comunque la trendline M30 è ancora lì. Appunto, non c'è la top week, però chiudesse già così all'interno del range. Comunque, sicuramente, anche se chiudesse sopra la Buono. trendline, per me è al di sotto di questa resistenza qui. Dunque, non andrei più per gli acquisti. Però, se iniziasse a rigettare, siamo ancora in tempo, diciamo. Yes, Adesso conta che l'M15 probabilmente chiuderà appunto bearish, sì. ho anche dei sell stop sotto i minimi della candela H1, che ti ricordo, come ti avevo detto, ho messo in caso avesse Sì. flippato la candela, quindi vediamo un po'. Sì. GJ ora sta rigettando la encima, andiamo a vedere adesso. DJ ha dato un colpo di rigettazione, sì, però la candela H1 è ancora bullish. Ah, però di poco, è arrivato quasi ai minimi dell'M30. Per chi è in live, vi ricordo ragazzi, oggi fate attenzione, oggi è venerdì, non rovinatevi le performance della settimana, ci Sì, sono gli poi oggi NFP. NFP, tutto, ben Quindi colli dei GBP ho scoperto, non sapevo. oggi. Ma dove è scritto ben Attenzione. colli dei GBP? Io sono andato su Investing, la prima proprio Ah, ok, sì, notizia. scusa, sono al 7, sì. Ben colli dei. Earl May. Boh, è festa, non so che festa sia. Io ho provato la prima posizione sul retest della trader, ma ho fatto un lottaggio Sì. Sei less. Vedere se continua, se no. già entrato short, quindi. Sì, ho provato la prima, che mi ha toccato la trendline, ha dato la prima rigettazione, allora ho provato. Stai attento, non ha chiuso la candela ancora. Allora, mettiamo intanto il quadratino. Oggi ci sono anche i dati relativi al CAD, anche, ancora ho significato. Sempre sulla variazione della disoccupazione. Anche lì sarà un macello. Sentivo Jeb che diceva l'altra sera che in Canada, tipo, solo per il coronavirus 6 milioni di persone hanno perso il posto di lavoro. E fa senza contare quelle per produttrici di oil, perché anche lì ha detto che molte aziende sono andate in default, quindi tutta la gente che lavorava, chi era alla produzione, o anche solo semplicemente aziende che lavorano a stretto contatto con la materia prima, non per forza che debbano produrlo. Quindi. Mamma mia. Io GBP CAD per shortarlo vorrei vedere una chiusura al di sotto di questo livello qui.
Comunque chiudesse già all'interno, al di sotto di questo non sarebbe niente male. Adesso le mie 15 chiude bearish, quindi probabile che quella dopo, beh, insomma, che nei prossimi 50 secondi non rigetti veramente forte, ma probabile che quella dopo, appunto, se rispetta i massimi, dovrebbe rompere questo minimo, continuare eventualmente bearish chiudendo qui. Se quindi l'M30 alla fine dell'ora chiude bearish rompendo questo livello qui, dovremmo essere buoni per andare short. Ovviamente si può già entrare, è un po' più rischioso. US30 non l'ho guardato. Ieri. Ma Opla. US30 ha fatto break e retest su 24.000 per venire su al rialzo, ma anche lì oggi, dato Andato su bene, in Asian. Mamma mia. che È andato su bene. secondo 30 punti. me è un falso movimento, sta solo preparando poi oggi bam, a venire giù velo secco. Sì, però se uno comprava in Asian, diciamo che il falso movimento andava bene. Certo. Allora. Gold anche. Minchia. Gold, da quando l'altra sera ragazzi mi hanno mandato l'analisi per il movimento a rialzo della rottura e retest della trend line, L'ha fatto in chiusura di Londra, sta 393 pushata. punti, 393 punti. Gold, E mamma mia. Abbiamo la chiusura M15, bearish qui, bearish anche GJ. Ecco, andiamo a vedere anche la weekly, visto che sta per chiudere oggi. La sassa, la chart, la apriamo subito. Sì, mi sembra buona. Se GJ appunto rompe il minimo di questa qui, abbiamo una bella chiusura bearish, guardiamo per il retest, eventuale continuazione. Mi sembra corretta, però appunto bisogna aspettare che chiuda almeno l'M30, perché l'M30 è ancora aperta, può sempre flippare bullish, per cui aspettiamo. GCAD sta già rompendo i minimi dell'altra M15. È lì. Questo livello qua, ma vediamo. Ughima, ughima. Siamo partiti dei belli scialli su GCAD, il boom. Ed è un peccato perché ieri lo stavo guardando anch'io e avevo intenzione di seguirti nel trade, poi ho detto no, avevo già preso Gigi e me ne sto fermo. Dunque, aspettiamo la chiusura. Se andiamo bullish è un buon target. Se andiamo bullish. Se andiamo bearish, andiamo a vedere per 72.350 all'incirca. GG, mi piacerebbe flippasse bullish, vorrei mettere un buy stop sopra i massimi, però siamo veramente troppo vicini a 132.
Perché poi potrebbe ignorare 132 e dare magari una pushata fino a qui, tranquillo. Vedi che abbiamo candele libere qua a sinistra, però queste qua più recenti le abbiamo rigettate in modo forte, sia 132 prima che poi proprio lo stesso livello su cui siamo adesso, quindi Esatto. dobbiamo aspettare appunto una chiusura al di sopra per vedere il livello breccato. GPK M5 adesso chiuderà probabilmente bullish. La musica è troppo piana, è troppo forte, secondo me non si No, secondo me sente. ci sta. Si sente? Sì, sentite, si sente, non alto, ma ottimo. No. Abbiamo la chiusura bullish sull'M15 di, cioè sull'M5, scusate, di GBPCAD. E adesso vediamo. I prossimi 10 minuti, se andiamo a rompere al ribasso, se appunto proseguiamo. EURGPY che ieri avevamo guardato, cioè quel trade per andare bullish, poi alla fine siamo andati bullish, però facendo un casino pazzesco. Madonna, che orrendo. Sono M30, sono candele piccole, cioè proprio ho fatto, guarda H1, ho fatto un macello. Ho fatto un quadrato praticamente per muoversi e andare su, ho fatto un fottuto quadrato. Schifo. Era tosta, sì. Si poteva, guarda, l'unica cosa dove qua forse si Esatto, prendeva lì. una, però capito, proprio 10 punti risicati, poi questa, boom, di nuovo break even. Quindi era proprio brutto. Brutto. Ecco GBPCAD che sta approcciando di nuovo supportino M5. Mi ha detto un buy stop sopra i massimi di questo M5 qui. Perché se continua bearish, ci stava bearish, cerco anch'io lo short alla chiusura dell'M30, però se quella inverte e inizia a pushare, secondo me potremmo anche andare bullish già adesso. Un po' di più. Comunque fino ai minimi dell'H1, che sarebbe tecnicamente OTP, sono 13 punti, non è che siano chissà che non c'è. Vabbè, comunque, per Sì. essere dentro al range, sono tanti. Un range di una ventina di punti. Sette minuti alla chiusura. Yes.
Eccomi qua, io intanto sono a 2-3 punti di profitto su. Ci ha preso il buy stops. Sì, come dicevo, sopra i massimi di questo M5 qui. Buy stops. Adesso vediamo perché abbiamo questa resistenza qui a sinistra. Se la brecchiamo dovremmo andare a target senza troppi problemi, però siccome siamo sempre nel periodo della chiusura dell'ora potrebbe anche rigettare, dare un pullback. Quindi se dà un pullback forte vedo, perché appunto adesso un pullback tornasse a invertire bearish questa candela qui probabilmente poi proseguiremmo bearish, quindi preferirei uscire magari subito a break even. Però appunto aspettiamo, vediamo. Adesso questo M5 qui chiude adesso praticamente, chiude ora e vediamo se la prossima appunto, la prossima è iniziata senza dare la wick in basso, non è il top, avrei preferito avesse dato la sua wick in basso, però vediamo appunto se flippa, probabilmente esco a break even, poi voi come sapete se gestitevi le vostre posizioni, le vostre cose. Piacerebbe la rottura di questi massimi qui, però appunto, siccome abbiamo rigettato un po' di volte, è tosta. Adesso con questo volume potremmo romperla, però stiamo a vedere, stiamo a vedere. GJ sta flippando anche lui. Però GCAD vedo che sta rigettando un pelino, quindi state accorti. Sta senza pensiero. Buondì intanto, Cristian. Buongiorno. Visto. Difficoltà, difficoltà a rompere qui. Se rompe potrebbe dare una push abbastanza veloce, però finché non rompe non siamo tranquilli. Questo M1 qui sarebbe stato bello avesse chiuso bullish. E chiudere bearish così non è proprio il top, però. No, mi sa di no, mi sa di no. Non sa neanche lui. Non devo mettermi a vedere l'M1, mi fa venire l'ansia. Io odio MetaTrader, ogni tanto si blocca, vedi la candela ferma, poi dopo puff, riparte. Ecco, GDJ sta andando meglio di GBP CAD. Sta spingendo un po' di più. L'US30 è lì che fa i massimi. GBP CAD sta rompendo ora. Vai, pusha, è il tuo momento. Proprio così. Proprio così è il tuo momento. Cinque pips. Good, good. My blood.
C'hai in mente quell'audio? Quale? Ah, sì. Però mi fai subito pullback così, non spingi, si molle. Probabilmente il H1 ha bisogno di ritestare. Un minuto. E dà pullback alla fine. Questo M1 vedo che sta. Vuole far fake out. Sì, esatto. Tu non eri più dentro alla serva. No, sono uscito appena rotto i massimi. Avevo lo stop loss che era di 4 punti, però penso di voler rientrare, ritornasse sotto la trend line. Ma Riprovo. abbiamo la Alla nostra Madonna. chiusura. Boom. Non mi ha dato manco il tempo di Punti. parlare. Meno 4 punti. Ho chiuso io. È un bastardo. Io aspetto Bastasu. il test. Bastasu. Meno. Sì, in realtà addirittura meno di meno 4. Meno 3. Proprio meno 3 sul mio MetaTrader. Ok, io ho riprovato l'ingresso. A sellare di nuovo. Sempre sulla trend line, cioè al di sotto della trend line, ovviamente. Non so, eh. Adesso mi fa pull back, turn up. DJ ha chiuso bullish al di sopra. Vabbè, Chiuso bullish. direi. Very big bullish. Gold sta facendo ranging da 18 ore. Avevo lo stop troppo piccolo su JPCAD. Too much piccolo. Perché dovevo tenerlo lì sotto al minimo, cavolo, me l'ha pigliato con lo spread, lo risalivo pino più in alto. Un pelino più in alto. Avevi qualcos'altro anche aperto che stavi tenendo d'occhio? Oltre a Di DJ aperto? No, Picard. ma va. No, No. aperto nel senso come chart, Ah, no, come io sai che grafici. guardo GJ e GCAD. In realtà di più GJ e anche ogni tanto GCAD. DJ, vedi, sarei un po' più confidente, rompe se rialzo quel livello lì. Ah, di sicuro. Di sicuro. Non vorrei che facesse l'infame che uno magari vuole andare a comprare per la rottura, finge la rottura e boom, e continua a venire giù. E io tornerei bullish su JPCAD perché non mi dispiace, però mi manca una chiusura. Questo M30 ha chiuso bearish, quindi non è una bella chiusura ovviamente, però appunto questa non ha rotto i minimi. Il movimento bullish di prima ce l'abbiamo, potremmo avere la nostra continuazione fino lassù. Però sarebbe meglio avere una conferma. Questo M15 è effettivamente bullish, non è male.
Sono M5, quindi la prima probabilmente chiudo bearish. Se è pushato al posto che 6 punti, 7-8, avrei già messo qualcosa a break even, ma ha pushato solo 6. Peccato. Okay, sembra che andiamo a rompere al ribasso. Dovremmo proseguire bearish. Chi dovremmo essere? M15 di GJ sta anche rompendo i minimi qui. Perché quello che di GCAD può morire veramente tanto, perché proprio daily è un breaker di test, perfetto, vedi? Di questo livello a sinistra, siamo andati ad approcciarlo e lo rigettiamo. Se rigettiamo e flippiamo bene, possiamo andare per il wick fill della candela di ieri. E appunto, continuare da lì. Per quello che ho tenuto ancora i sell stop sotto la H1, perché se me li prende almeno puff, finisce giù e posso chiudere quelli che ho preso qua dalla trendline e posso magari provare a lasciare i break even fino a stasera, anche se molto probabilmente non riusciranno, però. Looks good, looks good. Un po' lo spread, che aumenta e diminuisce. Eh sì, 2-3 punti però adesso sta andando. Ha fatto amicizia col gold. Ma cioè no, in realtà è sempre così. Un punto e mezzo, 2 punti al massimo, però più di 2 punti no, capito? Finché sta sui 2 punti, 1 punto e mezzo ci sta ancora. Ottimo, ottimo. Crazy. Crazy, man. Tra l'altro adesso ho paura per i sell stop più che per quella, perché l'altra tempo poco me la butto a break even, però non vorrei, sai, mi toccasse i sell stop e poi boom, si gira. Siamo a 10, una decina dovresti averli, quasi. 9.2 esattamente adesso. Aspetto il 10. Sei cauto di questo livello. Le candele che flippano così sono un amore, cazzo. Sì. Ho visto ieri nella live di Raja che anche Ted ha fatto un trade ieri molto simile sul Identico GJ. a come li prendo di solito, identico l'ha fatto, l'ho visto anch'io. Stesso metodo che Andava uso su, di solito. tracciava, ha detto sell stop sotto e stop loss lì Primo sullo spike. take profit della sell su
Sì, Picard è arrivato perché appunto come proprio abbiamo detto live, oltre a Zoma che ha detto proprio che è entrato, gli ha detto che dopo questo M5 qui Parrish, questa qui avrebbe probabilmente continuato fino al fondo del range, sono 10 punti su questo trade. Se Esattamente. qualcuno l'ha preso sicuramente ha già 10 punti, può parzializzarli, metterli a break even, fare quello che vuole. Adesso se andiamo a flippare, non a flippare, a rompere i minimi dell'H1 di prima vuol dire che l'H4 sta flippando e che quindi possiamo avere ancora un'altra ottima push di altri 10-15 punti anche. GJ non è niente male, sta rigettando il livello anche lui, ha rotto tutti i minimi già da un po' e dovremmo appunto continuare bearish. Intanto inizio a scrivere GBPK 10 pips sulle vendite. Se cercate nella chat c'è anche il 10 link della, piece, 10 piece. del setup. Ecco perché si parzializza. Allora, che pullback. What a pullback. Quanta pullback, man. Un pullback così sarebbe odioso in caso ti prendesse tipo come quei sell stop sui minimi e poi Ma è puff, la fa nuova il pullback. M5 che sta creando, ho capito? La nuova week. Rompessimo questi minimi qui sarebbe ottimo perché poi abbiamo tutto un altro range. Bello grande. Stiamo a vedere. Oil comunque ha una. Ti ricordi la trendline che guardavamo l'altro giorno? Su US Oil.
Scusa, Zom, che ho letto che mi hai scritto che ero mutato. Lo so, stavo facendo un audio, quindi se avete detto qualcosa, non avevo le cuffiette. Ah, no, no, niente, stavo parlando della trend line che avevamo visto in settimana su US Oil, che l'ha rispettata proprio. Ah, adesso lo vado ad aprire anche quel mandrillo là. Precisa, precisa. Stavo vedendo Niente, Gigi che chiude dicendo, ha creato l'M15. dei minimi. Sì, non vorrei che ci trovassimo a fare ranging, sincero, però l'M15 di Gigi mi piace, probabilmente provo uno short. Probably. Anche perché H1 ha fatto Ha rotto fit, il ha minimo, rotto i giusto? minimi, eh. Esatto, proprio Sì. quello che mi piaceva di più. GCAD ha formato nuovi minimi con un M1, adesso tra poco se flippa l'H1 dovrebbe prendere anche gli altri ordini, ma non sono troppo confidente nel lasciarli, sai, ti dico la verità. Però Adesso tanto parzializzare è parzializzato, no? sì. Sì, certo, però dico, sai, la continuazione che in caso rompesse quel range, comunque sai provare a Certo, tenere sì. magari quegli ordini lì. Non lo Sì. so. Magari la risposta giusta, dato che è venerdì e anche bank holiday, così sarebbe magari dimezzare proprio la lot size di quei sell stop, e allora così magari un po' più Sì, safe. io i 3 pips su JPK avevo una lot size più piccola, infatti proprio non mi disturbano affatto. Cioè già 3 sono niente. Sono 3 con lo spread, perché in realtà erano meno. Ok, minimi formati. Minimi formati, sì. Però non ancora da rompere l'H1. E adesso dobbiamo aspettare questa chiusura qui a M30, vedere che fine ha intenzione di fare. Mancano? Ah, ok, sì. Ancora un po' Adesso ho appena chiuso l'M15. sì, infatti. Ah. Comunque fino a 72.200, che sarebbe la rottura di quel supporto per venire giù fino ai minimi creati ieri, sono una trentina di punti, non è male, ed è tutto range pulito sulla sinistra, quindi è per quello che sono un po' titubante se toglierli o meno i sell stop, perché sarebbe proprio un bel range che secondo me lo riempie in una o due candele. E potrebbe, sì, assolutamente. Qualcuno, ragazzi, dentro qualche trade, avete qualche chat da mandare? If you want, send us. Christian dice GJ. Sono dentro queste 30 l'altro Christian. Cosa, lo stai shortando o lo stai comprando, Chris? US 30, intendo. Vai. Vuoi mandarci la chart? Manda, eh. Ti dico, Chris, fai attenzione perché potremmo avere un retest per tornare verso i 24.000 e secondo me oggi con gli NFP disastrosi potremmo scendere di nuovo a 23.600 per andare verso l'inferno. Però non lo so. È una giornata un po' particolare oggi. Aspetta che GCAD sta... Crack, ha rotto. Sta andando giù, ah, c'è stop, è quello che stai. Sì, Yes. su GJ anche sono qualche punticino in profit, ma proprio di poco. Come dicevo, è quello M15. L'ingresso esattamente 782.
Però non lo so perché. Vediamo, vediamo. Ok. Bene. Oggi Boris non aveva voglia di lavorare, ha detto bank holiday. Si è svegliato, ha detto oggi. Ma Erlo May, non so che festa sia, andiamo a vedere. Erlo May. Mamma mia. No, Cosa? Che succede? come va a Ah, ok, giocare? G-Card, ok, pensavo un'altra roba. Sì, infatti se dà ancora qualche colpetto i sell stop li metto subito a break even, anche a pochi punti, non mi interessa, però perché sono quelli che mi preoccupano di più. Adesso abbiamo questo M5 qua, vediamo se crea una wick in alto perché è venuta giù praticamente senza creare la wick, capito? A me potrebbe stopparmi, ma stiamo a vedere. Magari fa pullback per andare a ritestare i minimi rotti. It's possible. Comunque c'è da tener conto che sotto ancora, tipo da 6 punti da dove è adesso, c'è ancora quel livello di supporto che ti avevo mandato nella chart, quello proprio generale di H1, quello che tiene la struttura. È quello che mi Io sono preoccupa anche. stato stoppato a break even su DJ. Via. Se adesso ottimo. Se questo M1 qui, se abbiamo qualche M1 che flippa di nuovo bearish, prova a rientrare. Però adesso ero entrato qui e sono uscito qui a break even. Mezzo punto positivo. Eccolo che la ridà, minchia, vedi, Perché detto. appunto mi piacerebbe magari prendere questo movimento bearish però sull'M30, capito? L'M30 che chiude all'interno del range, aspettare un po' di retest, magari entrare in sell stop sotto la prossima M30, non sarebbe niente male come idea, se appunto questo M15 di adesso non muore, perché può anche morire. Conosciamo GJ, quindi non ci metterebbe tanto a morire. Però appunto, se la nostra M30 ha rigettato il nostro livello, chiude qui, chiude all'interno del range, ha rotto il minimo, quindi se poi ritestiamo un pelino questo livello qui, dovremmo poter proseguire bearish. Puntare come primo target queste wick sulla sinistra ed eventualmente arrivare di nuovo fino a 131.500. Io, Questa è un'idea come per GJ, per me. aggiornamenti, ho chiuso la prima posizione là sotto la trendline, l'ho chiusa tutta a 16, cioè ho chiuso adesso I tutto. sell stop, cosa li hai Il chiusi alla fine stop, o li stai no, ce tenendo? l'ho ancora e non lo so cosa fare, sinceramente. Vorrei, magari li chiudo proprio, se mi fa poco Quindi drawdown, li chiudo JP così. Card, da quando abbiamo chiamato proprio il trade, ha dato 15 punti, quindi direi che quei 10 possiamo tranquillamente mettere 15. Yes, perché fino al fondo adesso dove è arrivato sono esattamente, sì, 15,7, quello. Sì, da no, 10 è un po' poco, il movimento è stato migliore di così. GJ, intanto sono sempre contento di essere uscito. A me c'è sempre sta roba. Ok. Come vedete, a me, cioè, quello che dico e quello che faccio, dove sono entrato, dove ve l'ho detto, lì dove sono uscito. Adesso stiamo, questo M1 qui sta rigettando un po', vediamo se appunto chiude bearish o meno. Vedo che c'è qualcosa in chat. Christian, adesso apriamo subito. Sono a B ma non ancora parzializzato, infatti mi ha preso B ora. Andiamo a vedere il B. Ah, è già venuto giù fin qua sto infame. Ti ha già preso break even. Eh sì, si è invertito.
Perché Christian, se vai a vedere su H1 US 30, vedi che ha formato proprio quello spike di inversione, che non dico che sia proprio una conferma per una totale inversione, però già a me fa pensare che il Non è male. trend potrebbe invertirsi. Esatto, potrebbe proprio invertirsi bene, perché è andato a raccogliere tutta la liquidità e poi è venuto giù e si è invertito totalmente. Non è male, no. Abbiamo la nostra chiusura bullish sull'M5 di DJI. Torna sopra quel livello lì. Ah, paura che stamattina potremmo fare anche un po' di ranging, considerato anche il bank holiday. Qui abbiamo la chiusura però al di sotto della trend, bullish ma al di sotto della trendline. Secondo me ci sta per seguire. Gold spread stamattina, ma in questo momento ho due No, punti, manco aperto. Manco aperto, tre, ti dico. boh, subito 3,8, 4,2. Viene male, cazzo, viene Si muove su e giù. Su e giù. Christian sta rispondendo in chat. Ho dato Oh. confidenza al mercato, ora che ho passato un'ottima settimana, sono entrato aggressivo, poi anche il 4 ore che è sotto livello ancora non ha chiuso. Sì, la candela d'H4 adesso sta proprio morendo, però sì, il trend è bullish, però questa M30 qua è una di quelle che chiude con poca wick bullish, poco range da fillare. Pensa a prendere delle vendite lassù sullo spike e tenerle fino a dopo gli NFP che viene giù Ehi, all'inferno. magari sono proprio lì che si sono infilati. Given sarà là sopra. Rottura dei minimi. GBP CAD può Sì, infatti proseguire. se dà ancora un colpetto, boh, la butto a break even senza più problemi, anche se me la Ma stoppa. dove ce l'avevi visto se lo stop ancora sui minimi di Ce questa, scusa? l'ho esattamente al prezzo di 72.657. Infatti adesso che stavo facendo retest ero lì su poco negative, comunque sul break even, dal punto di Ok. Ma sì, secondo me prosegue bearish. Il fatto che adesso l'M3 magari dà un po' di pullback e prosegue bearish dopo, capito? vista. È quello. Quindi faccia lei, faccia lei. GG, abbiamo fatto bene a uscire a break-even. No drawdown. GCAD sta iniziando a spingere un pelino. Dove ce l'hai lo stop per questi sell stop? Ce l'ho esattamente a 72.700, che sarebbero in punti, sono 4, 5 punti più o meno, sì, con lo spread contando, sì. Ah, quindi praticamente sul flip dell'M15. Sì, Giusto? io lo sto guardando M1, però penso di sì, perché Sì, quando ha rotto ha formato i nuovi minimi, quindi sì, è probabilmente. proprio lì sui massimi di quell'M15, sì. Yes. Manca un minuto e qualcosa alla chiusura dell'M30, ovviamente. 1:30. Mamma mia. Oggi l'ultimo giorno della settimana, quindi ragazzuoli, i trader abbiamo già presi un paio. GBP CAD ha già dato ottimi punti e quindi comunque rischiate poco, mi raccomando, il venerdì rischiate. Io personalmente lunedì, la prima sessione della settimana e l'ultima sessione della settimana, rischio sempre un pelino meno degli altri giorni, perché appunto di solito lunedì il mercato si deve assestare, ok? Quindi deve un attimo trovare l'equilibrio, la candela settimanale deve formare la sua wick, che sia la sua wick bullish, cioè che sia la sua wick da sopra,
da sotto, decidere un attimo le direzioni, vedere la prima chiusura della candela daily che ci dà già qualche indicazione su come può andare la settimana. Poi di solito martedì, mercoledì, giovedì abbiamo i movimenti, quelli che contano, e poi il venerdì qualche pullback dei movimenti fatti in settimana. E niente, adesso probabilmente rimarremo in questo range di oggi. Non credo che in un venerdì questa daily possa shottare in alto, proprio flippare tutta bearish. Secondo Anzi, me secondo me si può rimarremo andare a fare il retest e la continuazione bearish nella prossima. la prossima settimana. Sì, quello è possibile. Ok, M30, it's closed. Mi prendo, sta chiudendo. Vediamo se crea una Chiusa. wick bullish o niente. Abbiamo chiuso sotto la trend, il GBPK dovrebbe essere buono per continuare. M15 di GJ invece ha chiuso bullish, però appunto l'M30 mi piace. H1 è un bel fake out imponente. E adesso Eh? il Cioè, da problema è quello ancora che chiudere il fake out, adesso al momento M30, H1 è aperta. Quindi H1 finché non chiude, però dovrebbe essere assolutamente buono. Abbiamo l'M15. Non me ne magari sfiace, ma. alla rottura dei minimi M30 sulla sinistra, quelle che sono senza wick, lì sarebbe un po' più confortevole vendere fino a. Beh, sì, ma se. Boh. Non dovrebbe dar fastidio a quel livello lì, una week solo. Quello che dà più fastidio è che è questo livello qua. Ecco, 750. Livello del primo week finale. GCAD ha ritestato, sta flippando. No, io probabilmente prenderei un ingresso su GJ adesso che questo M30 sta flippando bullish, se rirompe il minimo appena fatto. Potrei prendere una posizioncina short. Appunto andando a vedere. Sta formando supporto sull'M1, quindi se rompe quel supporto lì non dovremmo essere messi male per continuare. Però appunto mi piacerebbe proprio andasse bello bullish per creare una wick bullish. Però vediamo. Il gold è sempre lì. Sì, tanto raga, fa ranging lì all'interno tutto oggi fin quando poi escono e spezza, arriviamo fino a 39. Eh sì, Stasera gol siamo a sì. 39, facciamo festa. 39, vabbè. 1739, Sì, direi che è fattibile perché certo. Adesso è abbastanza te la vicino. mando la chat per farti vedere l'area di consolidamento che magari non avete i livelli uguali ai Allora, miei. io non ho proprio nessun livello in realtà. Ok, yep. Ecco, vedi, quel canale lì di range che ho pure segnato in grigio, 1715 fino a 21, dove sta facendo range da ieri sera praticamente. Eh sì, quel livello lì è tosto, non è assolutamente da tradare lì in mezzo il gol. Conta che quel ranging ce l'abbiamo da tipo una settimana e mezza, perché anche la scorsa settimana era tosta tradare lì dentro. Caso strano, ci si va a infilare il giorno degli NFP. Ovviamente, US 30, eccolo lì, infatti che
Boh, io aspetto qualsiasi cosa, aspetto l'apertura. Mi sa, perché non mi piace quell'M15 bullish di GJ. Adesso GCAD non lo sto più guardando, però GCAD è messo molto meglio. GCAD sta facendo dei pullback, ma continua a rigettare un livellino che c'ho e a dare delle candele bearish, però non riesce mai a rompere i minimi. Questo non dico che mi preoccupa, ma mi fa stare. Ma è il fatto che adesso l'M5 chiude adesso. È il fatto che... Ok, questo intanto siamo sotto. E che magari vuole stare, capito, con l'H1 lì a morire nell'H1 dell'apertura. Certo. Sì, no, ma infatti quello nessun problema, dico solo almeno dare quella possibilità, sai, di provare a mettere almeno un break even che dici, boh, vabbè, non è che è colpa mia. Certo, certo. Ma comunque consolidarsi si sta consolidando al di sotto della trend, sempre. È già fatto. So, perché sta musica si alza così? Ok. Ero mutato, dicevo, se qualcuno ha delle chart, delle robe da mandare, mandi pure. Ok, GCAD ha rotto minimi, però. Però. Ma il problema è, sai cos'è? Che piuttosto che mettermi a break even così vicino. Ah sì, sì, no, certo, chiudo, certo. Preferisco piuttosto staccarla tipo adesso a questi, cosa sono, 3 punti di profit e almeno coprirmici le... No, sono 4 punti, almeno coprimici, sai, le commissioni e robe varie, dico, boh, va bene così. Che mettere break even, che poi fa un minimo pullback e tu te lo chiude e dici, cazzo, ci ho pagato solo delle commissioni inutili. Fai tu. Faccia lei. Vorrei una rottura un po' più netta. A me non dispiace affatto. Stasera mi aspetta un blackjack il weekend. Io ho un sell stop su GCAD sotto l'M1 appena, sotto i minimi appena creati. Ah, ok, quindi dove è praticamente adesso? Se dà un colpo mi attiva il buy stop. Se spezza il livello... sell stop, ovviamente, scusate. 1,725,80, sì, che praticamente sarebbe nel mezzo del range, arriva tutto quel range pulito che parlavamo prima, sulla sinistra di 30 punti. Ed è bello appetibile quello che aspetto dalle 5 di stamattina. God, wait.
US Oil 26. 26, mamma mia. 25,97, quindi sì, 26. Vediamo un GPY, va, andiamo a vedere il GPY. E un GPY ieri, dopo che abbiamo chiuso la live, ho provato a guardarlo ancora un'oretta per vedere se verificava questi dati. Ma ieri ha fatto proprio pena. Sì, infatti era schifo. Movimenti orribili ieri. E un GPY ovviamente. Qui sì, siamo in questo range. Sì, abbiamo fatto tutto sto trend mega, adesso ci stiamo un attimino consolidandoli. Ok, GCAD ha rotto i minimi di nuovo. Io lo porto adesso a break even, boom, ho deciso, basta. Io ho il mio stop loss sopra i massimi dell'M30 qui, la posizione si è appena attivata dove vi dicevo. Bombe. Break even messo. Ho messo un po' più in là del break even, sai, appunto sta cosa delle commission, non vorrei che... Ho una lot size un pelino più piccola, sempre uguale a prima. Eccoli. Ma è che l'M15... Ah no, aspetta. Boh, vabbè, io... Ah, che no. Il mio trade ce l'ho, il mio piccolo rischio ce l'ho. Proprio sopra il massimo. Quindi, come al solito, dicevo qui, l'idea è quella di rompere questa trend line e andare a fillare queste candele sulla sinistra, ok? E l'idea che insomma aspetto dalle 5 di mattina cheat. Stavo prendendo la freccia. Appunto, l'unica cosa è che c'è questo livello qui che potrebbe dare un po' fastidio. Ma con la liquidità di avvicinarci all'apertura di Londra potremmo appunto non patire questo fastidio e proseguire bearish. E abbiamo un secondo livellino qui, quindi ci servirebbe proprio una bella pushata per arrivare fino in fondo. Lo stop loss è sopra i massimi di questa candela qui, sono all'incirca 7 punti, 7 punti e mezzo. Il rischio è un po' più basso del solito perché oggi è venerdì e la settimana è andata bene, quindi non abbiamo nessuna fretta di fare nulla. L'idea è questa qui, appunto, di andare a supporto e ovviamente... Nel caso in cui potessimo parzializzare qualcosa prima, lo parzializziamo molto volentieri. Abbiamo rigettato prima qui, abbiamo creato il fake out, abbiamo preso delle vendite da qui, che sono quelle segnate con i 15 punti. Adesso vediamo se siamo in grado appunto di proseguire o meno. GJ sembra meno volenteroso di GBPCAD. Eccolo GCAD, crack. GCAD sta andando un pelino. Non abbiamo fretta, vediamo cosa combina. Adesso l'M15 sta per chiudere. È importante che chiuda sotto questi livelli qui. Se chiudesse sotto questo livello qui sarebbe magico. Sarei arrivato a questo livello qui, può dare sì. Un pullback e appunto magari stoppare, capito? Fare tutte quelle cose brutte lì. Diciamo che la rottura d'H1 sotto quel livello sarebbe ottimale. Rottura con conferma di chiusura. Ovviamente solo rottura non basta. Solo rottura non basta. Questo... Però comunque già rompere i minimi già... È già qualcosa.
Quindi ci ha chiuso quasi senza down week. Quasi. E siamo a questo livello qui. Non abbiamo chiuso al di sotto, purtroppo. Quindi io valuto. Vediamo. Abbiamo chiuso sul livello. Okay. Non è granché. Non è granché. Avessimo chiuso qualche punto più in basso sarebbe stato sicuramente sì, più bello. Esatto. Però ovviamente è solo un M15, l'M30 è aperta. M30 ecco. It's open, ecco. M15 flippa ora. E vediamo appunto se riusciamo ad avere qualche punticino. Io sono sui 3 punti di profitto, 4, 3, 4. Se rompe di nuovo questi massimi qui, mi sa che esco a break even. Perché appunto, come vediamo, ha rotto il minimo e ha creato la sua week, quindi se deve andare bearish dovrebbe proseguire bearish e basta. Quindi se iniziasse a fare pullback e tornare al di sopra di questo livello qui, magari andrebbe a testare la resistenza. Io non ho nessun motivo di portarmi in drawdown neanche 2-3 punti, quindi mi metto tranquillo. Quello che deve fare il mercato lo fa, il volume della canzone si alza sempre nei momenti giusti. Comunque sta flippando, sta andando, vediamo un po'. Aspettiamo la chiusura di questa H1, vediamo che fine che facciamo. Ma guarda, ti dico la verità, io... La daily sta flippando bearish, quindi questo che mi ha fatto saltare sul trade, perché la daily... Possiamo andare sul week fill. Boh, 5 pips, io sono 6, 5, 6 pips. Io ho staccato a 9.3, quindi se vuoi aggiungerli a quelli di prima, ok. Ma adesso vedo qua. Yes. Arrivo subito, quando... Vai tranquillo. No, sono out of, da tutto. Direi che va già bene. 15 punti sulle vendite da lassù, 9 su quelle da qua giù. Sicuramente se si teneva qualche posizione a correre da lassù era meglio. Era meglio, però. Oh, madonna mia, santa. Vergine. C'è una freccia indietro. C'è. Top. It's crazy, man. Sì. Stiamo avendo difficoltà su questo livellino a sinistra. Vediamo cosa ci combina. GJ, Gold, ragazzuoli, c'è un messaggio in chat, sono dentro anche io su GVPK, Antonio, sì, proteggiti, ho visto che il messaggio è già di qualche minuto fa, quindi dovresti essere in profitto anche tu, quindi proteggiti anche tu, mi raccomando, valuta cosa fare, se vuoi tenerti lo stop sopra il massimo dell'M30, se vuoi muoverti a break even, però appunto è importante che tu capisca l'operazione con la tua testa e la motivazione proprio. Il fatto che stiamo rompendo questi minimi qui, avere le vendite qua era la cosa migliore, perché da qui adesso l'H1 va per la chiusura e quindi potremo avere o una prosecuzione verso il livello che ricerchiamo oppure appunto un pullback. Se avessimo un pullback potremmo tornare anche all'interno del range, quindi sicuramente è meglio proteggersi, ok? E appunto
quello che mi dà più confidence è questo livello daily. Ecco, forse questo livello a sinistra merita di essere considerato, questo supporto daily sulla sinistra, perché appunto approcciando questo livello qui potremmo avere un pullback bello secco. Ed è forse proprio il pullback da dove ci stavamo approcciando, sì, alla fine è lo stesso livello che avevamo già segnato. Abbiamo la chiusura della nostra M5, ne mancano un paio. GJ. GJ è un po' più incasinato, fa un po' più di ranging, però adesso questo M15 non ha rotto i minimi, sembra poter magari proseguire bullish, per cui stiamo a vedere quello che accade. Vediamo sostanzialmente finché non rompe i massimi dell'M5 prima, grandi linee, siamo dentro il trade. Se rompe questi massimi qui, io esco a break even senza problemi. Vediamo magari di rientrare dopo l'H1 nel caso. Hopla, out, break even. B.E. Vediamo adesso che cosa vuol fare nell'apertura. Sì, comunque 5-6 pips in profit siamo andati. Se qualcuno era entrato bene ne poteva chiudere già 10. Sempre meglio uscire safe, tranquillamente, senza problemi. Tutto il movimento di GP CAD, quindi da allora. Sì, forse quando quindi da quell'M5 che ha chiuso di nuovo, questa che ha rotto i minimi di quelle due prima, fino al punto in cui siamo arrivati qua giù, sono 22 pips, fondo del range erano 12. Si poteva, stavo dicendo, Zombie, non so se sei tornato, sei già di nuovo qua. No, non sì, ci sono, è solo che mi sono mutato perché sto facendo colazione, quindi non voglio disturbarvi, però vi sento. Sì, no, niente, solo per parlare. Dicevo, US 30 è in caduta libera. Mi sa che sono entrati davvero lassù. L'irreprensibile US 30, 8 pips, 7. Gang. Non sapevo muovesse anche pips. Che cosa volevo dire? Niente, che se GBP CAD adesso inverte mi fa girare un po' le scatole, però vabbè, pazienza. GJ, what you doing here, GJ? GJ, do you wanna continue? Comunque si nota proprio il giorno degli NFT, sono tutti nervosi. Ed eccolo lì, il Bastasu, traditore.
traditore infame, e adesso muore. Adesso muore perché quando fa così ha creato la sua week, adesso andiamo a rompere i minimi dell'M5, probabilmente anche il nostro livello. Abbiamo un livellino qui. Me lo ha rotto esattamente adesso. Se chiude adesso così... Ti ha già rotto i minimi a te? Sì, adesso sì. Andate. Che Rosic che lo chiusa. Un pelino sì. Un pelino sì. Io nel frattempo ho preso una sellina su GJ perché, come dicevo, quando stavo dicendo what you do in GJ, stavo guardando il minimo qui. Abbiamo la rottura di questo minimo, ok? Quindi secondo me possiamo proseguire bearish con questo M30, andare magari a fillare questa zona qui. Però vedo che l'M30 non ha ancora rotto il minimo, quindi un po' meno di confidence ce l'ho, però non dovrebbe essere male. Intanto sto andando avanti a break even stamattina. Comunque, appunto, lì la vendita per il fattore della rottura del minimo. E adesso siamo negli ultimi 5 minuti prima dell'apertura di Londra. Potremmo dare la pushata di cui abbiamo bisogno. GCAD si sta invertendo. Su GJ sono positivo di 2 punti. ZJ JPJPY JPJPY Broken down JPJPY JPJPY Sì, l'ingresso in realtà è 777 TPG777. DPG777 Gang. Uff, Don Johnson in caduta libera proprio estrema. Coltello, mamma cheat. Mia. Coltello, cheat. GJ. Come on. Let's do this. Let's get it. Meno male che ho messo break even. Sì, bravo. Dicevo l'altra volta, dobbiamo sempre mettere break even. Siamo traders, non siamo eroi. Ci manca. E manca io. Ho 3,5 pips su GJ. Sto valutando se mettermi già break even, ma mi sono stufato e ho già preso 3 break even stamattina. Però ovviamente quando uno prende break even non prende la loss, quindi break even va più che bene, più che bene. Ma io direi che mi posso mettere adesso, sto guardando M1. Praticamente il mio ingresso è un pelino di sopra del range che abbiamo rotto. Questo qui, dico, non questo, ma questo qui. Per cui se dovessimo tornare al di sopra di questo livello qui, secondo me il trade non è più così valido. Lo può fare magari l'H1 creando la wick, però a me non mi interessa. Quindi se l'H1 vuole fare pullback e poi andarmi a stoppare, lo faccia. Non ho nessun problema. Se invece vuole continuare bearish e darci i nostri pips che sta dando alla grande. Buono, buono, 6 punti. Ok, se ci vuole dare i nostri... ecco, that's it. That's it. Quanti sono? 7. Però mi sono accorto che c'avevo 2 ingressi, no, 3 ingressi c'avevo e c'avevo dei take profit lì. Vabbè, pazienza. 2 posizioni, ho chiuso 7, ne ho ancora una che sta andando. Bye bye, GJ. Hola. Ok. Quando fa così, raga, dovete immaginare il rumore che fa plonf. Plonf. Yeah. No, vabbè. DJ okay. Ottimo, ottimo GJ, ottimo GJ. Dunque, ricapitolando la posizione su GGPY. No, vabbè. Ricapitolando la posizione su GJ.
Abbiamo la chiusura fake out M30 all'interno del range, la creazione di resistenza qui. Quando questa M30 è stata bullish, ho aspettato per mettere un sell stop al di sotto del flip sostanzialmente. Adesso magari scendiamo M15, vi faccio vedere bene il take profit in questa zona qui, perché abbiamo le nostre wick a sinistra, ok? Quindi qui possono succedere due cose: o moriamo e andiamo fino al punto 500 e io ho ancora una piccola runner che corre, ma ho preso la maggior parte dei profitti qui, 9 punti, perché appunto possiamo anche rigettare e tornare bullish, ok? Adesso andiamo a dare una rapidissima occhiata a M15, così vi faccio vedere l'ingresso che era sotto i minimi dell'M15, come appunto stavo Grazie dicendo. ritesta di Qui. Adesso vediamo se ci va a stoppare l'ultima runner o se proseguiamo bearish, ok? JPK nel frattempo ha fatto un po' più la beach e non si è mosso tanto, perché si è già mosso molto di più di GJ prima, ok? No secrets, that's it. Vabbè, crearsi la wick ad H1. Più che plausibile, ecco, potrebbe arrivare addirittura fino qui, magari, proprio vicinissimo al nostro ingresso, e poi rigettare questo livello qui. Se lo rigettasse con precisione non mi stopperebbe, perché GJ, come sapete, ha poco spread, per cui mi farebbe stare ancora sulla barca. Però appunto stiamo a vedere. Tanto quello che devo prendere l'ho pigliato. Mamma mia. GJY, no, com'è che dice? JPJPY. JPJPY. È tutto veloce, tutto assieme. Speed. Ma volevo dirti su GJ, JPJPY. se scendi su M30 o M15, avevo visto un livello che volevo dirti, magari probabilmente potrebbe andare a fare retest fino a quello e poi venire giù. Scusami che ero M15. nelle nuvole godendomi a posizioni qua di GJ. Non ho sentito, scusa. Vai su M15 o M30, uno di due si vedrà bene. Ok, esattamente dove si trova adesso. Pensavo potesse andare a ritestare, vedi dove quella Eh sì, bearish però anche in questa week e poi da lì. l'unica cosa, sì, non lo so, quel ritesto un pelino più in alto mi sembra più. Anche se sto guardando le. Perché io con l'occhio di sinistra c'ho MetaTrader e sto guardando l'M1, capito? Quindi sono straviche, sono marotte in questo momento. Se questo M1 qui chiudesse bearish sarebbe già un'ottima cosa. Proprio così, vai. Sto perdendo un occhio. Lo sticker di Peppe, uno che guarda a destra, uno a sinistra. Che scazzo, abbiamo la chiusura bearish intanto. Non lo so, se va a ritestare lì arriva proprio a 7,6, che è quel livello, ripeto, ad H1 sulla sinistra, che potrebbe arrivare lì, tappare questa resistenza qui. Se fosse molto preciso non mi stoppa, ve lo dico. JPJPY. JPY. Dici che anche Raja lo guarda con gli occhi sto. Crudo, ma guarda, già c'ha 50 pollici di monitor. Curvo. Ho Stonks. visto che adesso si è messo anche lui ad attivare la fotocamera come Monty. Sì, è diventato vanitoso. Iniziale, perché io, se mi vedete quando sto andando a stop loss, la fotocamera, vedete anche le vene della fronte. Meglio di no. La voce già dice troppe cose, già basta avanti. Quando entri in sell sui minimi e fa pullback. Mamma mia. Comunque GJ è arrivato veramente a un pelo, perché avevo messo break even, però devo essere completamente onesto, il mio ingresso era 777 su una delle tre posizioni, però l'altra, l'ingresso è esattamente a 765. E non me l'ha stoppato. Non me l'ha stoppato, ma vi faccio vedere, perché 765 è qui. Quindi no, non me l'ha stoppato, è proprio arrivato Io vicinissimo. 777, dice Sassa. Quindi proprio capito lì. O ci ha graziato, mo flip. Sassa, se ci pigliamo il flip dell'H1 ci portiamo a casa 20-30 punti. E chiudiamo proprio coi fuochi d'artificio. Se invece ci va a stoppare, abbiamo già dato. Tra l'altro è vero, scriviamo le altre vendite che abbiamo fatto, quelle su GCAD 2 di sell stop, giusto?
Sono 9,3 punti alla fine. Però faccio un'altra cosa per quella. Adesso qui scrivo GBJ più I sells più 10 e per quelle di GBCAD, siccome questo quadratino è sempre troppo piccolo, le metto di fianco a quelle già scritte. Mannaggia. Ok, più 15 pips, più la seconda, quanti erano? 10? La seconda erano 9, 10. 9,3. Facciamo 9, dai, più 9 pips. Ok. Riportiamo su questa. Poi io penso che per la mattinata possiamo non toccare più niente. Stiamo sì, scoppiettando. Questa M5 flippa bullish, va a fare il weak fill e mi stoppa, vedrai. Ha chiuso bullish. Ripeto, il mio stop loss adesso su quella che ho runner è sopra questi massimi qui, non è a 7,7 ma è a 7,6, 7,65. Però se vuoi continuare a morire così, per me GJ, what you want, your choice. Se proprio morire lì, guarda, muori lì, flippa lì. Eccolo, track. Adesso vediamo se qui se rompe questi siamo proprio sul cavallo. Però a me, cioè dai, qual è il trader che dopo questa candela ha comprato? Cioè, io dico, il mercato si muove in una direzione quando può mangiare. Dico, questa candela è troppo palese, cazzo. Secondo me questa tra un po' spara un pullback dentro il range. Tutti quelli che sono saltati tardi, tipo magari saltati a vendere ora, capito? O magari quelli che vendono sul flip, però senza avere la rottura dei minimi, poi fa boom, trattore. Allora, sembra abbastanza pura, sta M5. Sta pure già, no top week, niente, boom, così. GCAD? GCAD fa un po' la bitch. Fa un po' la bitch, ma comunque l'abbiamo anche detto, perché avevamo due livelli che davano fastidio. Il primo era questo qui, e il secondo era questo qui. Adesso siamo al di sotto finalmente. GJ, I like you, GJ. GPGPY flipping. Welcome to my trading course, GJ Flip. GJ Welcome Flip, to man. My live session. GJ Welcome Flip, to man. My live session of London. 11 pips reached, man. Bank, man, bank. Ma chi è? Abbiamo secure aperto the bag. Un secure the bag, man. Il corso di un indiano che spiegava, raga, gli indiani che parlano inglese sono la cosa migliore. Un accento meraviglioso, cazzo. Troppo bello. Io ho ancora chiuso qualcosina lì su questi 10 pips qua. E quindi se continua sono contentissimo, però se non continua mi va a stoppare, pazienza, non è Take my not course. A big deal. Welcome to my course, guys. We took profit. Let the runner run. Sì, secondo me se ve la lasciate runnare, raga, vi prendete fino al livello sotto, vi prendete tutto quanto range. Ah, io ce l'ho lì. Che ranni pure. Da bitch. E niente. GCAD non ve lo consiglio più, sinceramente. Non, proprio sta avendo grandi difficoltà su questi livelli. L'unica cosa che si può fare è mettere un sell stop qui, perché abbiamo proprio le candele libere a sinistra, però non abbiamo uno stop loss da poter mettere piccolo di sopra del massimo, perché appunto ha creato una bella wick. GJ, vedo che sta avendo difficoltà a rompere questo livello qui. Ma tanto io sto con una posizione piccola. Non c'è neanche il take profit settato, adesso lo sento. Ora metto lì 5,20.
5,20 take profit per l'eventuale runner su GJ. Allora, niente, altre cose, ragazzi, non so, stamattina venerdì, se avete chart, robe, mandate. Vi sconsigliamo caldamente di operare in New York, ma proprio con tutto il cuore. Assolutamente, man. Se volete operare in New York, dovete, dovete aspettare l'NFP, aspettare che faccia tutto quello che deve fare e poi eventualmente operare dopo, verso le 3, le 4. Dopo che i mercati si sono mossi, queste cose qua. Tra l'altro vi preparo sul canale la lettura dei dati, quindi... e vi metto anche un programmato un quarto d'ora prima in caso qualcuno si trovasse in New York, almeno gli arriva la notifica. Ero mutato. Stavo dicendo, sta settimana è stata un'altra settimana praticamente senza un giorno di loss. Io l'ho Io preso martedì su Use the Card. no, ma cioè, perché poi non avevi preso nessun altro trade, giusto? Sì, no, mi ero fermato. Avevo preso il Ah, primo ci sta. break-even, che sono stato un pollo al posto di chiuderlo a 8 punti, prendere qualcosa, ho preso break-even e poi ho fatto la seconda entrata perché era ritornato sul livello e puff, mi ha preso 5 punti di stop. Martedì giornata difficile. No, vabbè. Anzi, preferisco quando la settimana è più normale che avvenga comunque uno stop loss così, che sempre senza stop loss vuol dire che prima o poi arriva, quindi è meglio farlo arrivare. Capisco perché se lo metto di qua. Ah no, adesso non più. Vabbè, niente. Perché l'ingresso è arrivato lì, non prima. Ma volevo chiederti, tu i TP li setti sempre o li stacchi manualmente? Ma in linea di massima li setto in modo, diciamo, come si dice? Mi serve un vocabolario. Aspetta, no, non mi viene proprio. Comunque li setto subito, però magari non metto 10 pips, capito? Metto 20 pips perché dico se succede che dà, perché ogni tanto succede, adesso non c'è ancora successo, ma ogni tanto succede che magari 20 pips li droppa in un minuto e mezzo, succede. Quindi casomai succedesse qualcosa così, io il mio TP bello ce l'ho. Poi ovviamente sono sempre lì col dito pronto a chiudere la posizione appena arriva sui 9-10 punti. Perché appunto anche da considerare, non è che devo aspettare, cioè io sinceramente non mi metto mai ad aspettare che arrivi perfettamente sui 10 pips se vedo che siamo già in difficoltà. Cosa vuol dire essere già in difficoltà? Vuol dire che se arrivo qui, ok, che sono a 8,5 pips e so che magari iniziamo a rigettare perché abbiamo questo livello qui, chiudo tranquillamente, capito? Non è che aspetto proprio il 10, intanto boom, sono out perché, come vi dicevo, quella che correva era un pelino più in basso, era sopra questo massimo qui e me l'ha appena presa, e appena chiuso la posizione. Cioè no, in realtà sono onesto, non me l'ha ancora chiusa, perché era un pelino più alto, dicevo 7,65 di preciso, e siamo a 7,5. E 9 e in questo momento lo spread è 0, quindi non me l'ha chiusa, però me la chiuderà a breve, immagino. Sono sempre dentro, non so per quale grazia divina. 7, 6, 3. Ma perché c'è 0,0 di spread? Ecco, chiuso adesso. Boh. Ma non ci credo, è pigli per il culo proprio. Vabbè, è arrivato al millimetro e boom. No, comunque ti Andava a chiedevo la pigliare proprio il cosa. mio stop, andava a pigliare. Ma guarda te che infame, ma non ci credo. Che infame pezzo di merda. Io ho 45 punti Ma su su GJ come spread. GBPGPY, malissimo, cambia broker istantaneamente. Non si può tradare con Ma magari ha 4,5 punti. Vabbè, semplicemente l'account standard. GBPGPY CAD ci sta, però io comunque su GBPGPY. Mamma mia. Su GBP. CAD, ok, non più di 2 punti, non più di 2 punti, no. Passeggi marche, uso quello di FTM. Buona fortuna, Cristian, divertiti.
Divertiti con FTMO, non avrai vita facile. Ma non esiste l'account row spread per FTMO? Zome, dai, va. Non mettere il dito nella piaga. No, dico perché quegli spread tipo 4 punti così sul GBP sono tipo quelli che noi abbiamo sullo standard. Non c'entra, ti ricordi le varie prove account demo fornito dal broker suo normale, capito? Vado sul broker e mi apro l'account demo a determinati spread, lo stesso broker fornito da FTMO con l'account demo a spread completamente diversi, lo stesso broker, quindi assolutamente sì, no, FTMO possono spararsi, bastardi pezzi di merda. Cioè io c'ho ECN e c'ho su GCAD 16 punti. Ci sta, mamma 16 mia. Punti è buono. No, GJ, mamma mia, brutta infame. Comunque i dati previsti per il tasso di disoccupazione sono al 16%. Puttana. Infatti adesso sul canale, ragazzi, vi mando il grafico con la rappresentazione degli NFP, potete vedere proprio anche la cosa grafica del crollo. Comunque, intanto vi faccio vedere proprio l'infamata di... Appena mi fa aprire la chart. L'infamata di GJ. E questa è un'infamata vera. Come vi dicevo, le vendite, una era 7,7 e una 7,65. Qui sulla rottura dei minimi dell'M15, questa qui è quella che ho chiuso a 11 pips, 7 pips prima, e poi avevo l'ultima parte aperta di quella più in basso, qui a 7,65, che mi ha stoppato proprio al millimetro. Le frecce rosse sono dove entri il trade, quelle blu sono dove esci, sono di più perché sono uscito parzializzando le posizioni. E qua è arrivato proprio al pelo 7,65, mi piacerebbe vedere se l'ha toccato davvero sto 7,65. No, infatti non l'ha toccato. Spread è arrivato a 7,64, ma lo spread, sì, si sarà allargato di quello 0,1 che bastava, perché vabbè, sì, top, si vede bene qua. Sì. Si vede bene sull'M1. Sì, ma è arrivato a 7,64 anche su IC Market, ma mi ha stoppato però 0,1. Quindi, bye bye. Niente runner. Ma ci sta, perché il discorso che facevamo prima, capito? Chi è che non sta vendendo adesso? Io mi chiedo chi è che non sta vendendo GJ. Quindi, tra un po' lo metto in quel posto a tutti. Maledetto, anche a me è stoppato lì per lo spread a 7,65, è proprio di niente, di un millimetro, di un capello, cioè nemmeno, perché capito, non ha neanche toccato il livello, è arrivato a 7,64 e ci ha stoppato. Ma vabbè, ci sta Fio, l'importante è aver parzializzato qualcosina, giusto così. Ecco GBP CAD che sta facendo sentire tutto ciò di cui è capace a tutti i late sellers. Quelli che arrivano con la FOMO e dicono: guarda qua, sto morendo, entriamo. E sì. Comunque ritesta la trend, magari da qua. Magari rigetta. Ci sei ancora, Zome? Sì, sì. Li sto solo scrivendo e preparando il coso per i dati NFP. Cioè, guardate l'infamone. L'infamone. Di nuovo. Vai a farmi una bella candela sopra lì, almeno mi metto il cuore in pace. Dico, vabbè, tanto mi avrebbe stoppato lo stesso. Invece no. Deve far soffrire. Vabbè, comunque, raga, adesso non è tanto che stiamo andando avanti. A parte che stamattina ci siamo... Cioè, io, penso da quando facciamo gli streaming, la prima notte, ieri sono andato a dormire alle 10:30. Alle 8 zove, non ce la facevamo più, ieri eravamo morti tutte e due. Mamma mia. E sono svegliato tipo all'1:30, ho aperto gli occhi all'1:30, ma avevo un sonno, sono ricrollato in un secondo. Poi alle 5:30 del mattino mi sono risvegliato e mi sono riaddormentato, mi sono svegliato poi con la sveglia alle 7:15.
bello riposato, ho detto mamma mia, non so quanto tempo era che non mi facevo una notte di sonno così. Di solito più di 3-4 ore non dormiamo. Infatti stamattina sono bello carico, come una molla. GJPY, qua sta. No, com'è che è? GP? GPGPY, GPGPY. GP, sta alzando la GPGPY. Io non so se potremmo anche chiudere, diteci voi, se avete qualche idea, qualcosa da chiedere, siamo qui. Se no, i movimenti sono un po' andati. Poi, siccome abbiamo parlato dell'NFP, consiglierei ancora meno di infilarsi da qualche parte. Adesso, ma qua c'è ancora Guarda tutto un su coso da Telegram aggiungere. che ho mandato la rappresentazione grafica. Sì, però non posso aprirla perché sai che sto streamando Chrome. Ah, è vero. Ah, ma faccio il cambio un attimo. Eccolo qua, il canale privato. Non ho veramente idea di come facciano ad aspettarsi solo meno 22.000 quando quelli precedenti sono meno 701. Allora, 1.000 euro, ovviamente. What? io devo. Allora, new share. Sì. Non c'è tanta privacy perché c'ho tutte le chat di fianco, fra, non la apro perché Ok. se vuoi Vabbè, ma tanto, a parte che la tanto. chat, se vuoi faccio copia incolla della chat, ma se no No, forse la ma posso. dico tanto, tutti quelli che sono qua dentro hanno accesso al canale, quindi Vabbè, giusto, potete vederlo giusto, tranquillamente da voi, quindi senza problemi. vabbè. Copy, se faccio copy post link, this will only. Ah no. Vabbè, però posso aprire quella sul Gold, quella sicuro. Quindi chi si è guardato lo streaming fino adesso viene premiato con questa analisi del gol. Ah, ma è quella già andata. Sì, no, è lì ho fatto vedere il range in cui all'interno che mi aspetto che Sì. E potenzialmente possa rompere al rialzo fare. 1.071. Yes, Ma anche se ti dico, i primi NFP che sono stati i primi disastrosi di tutta la serie, ti ricordi, eravamo in live, non ha non ha fatto nulla. niente, Ma niente. perché tanto è così, il mercato fa sempre quello che vuole nel momento in cui c'è tanta gente ad aspettare qualcosa, quel qualcosa non avviene. Ad esempio c'è l'halving di Bitcoin che sta arrivando. Io sento gente parlarne in continuazione, sento un sacco di gente, meno 3 giorni e Bitcoin inizia la bullrun. Ma ci sta, le ultime 2 volte è successo, per carità, però io mi chiedo se adesso qualsiasi investitore piccolo investe in Bitcoin aspettando la bullrun dell'halving, secondo me un giorno, 2, 3, 4 giorni dopo l'halving, Bitcoin droppa del 10-15% in 3 ore, stoppa un sacco di gente, poi magari la riprende la bullrun, però entrare ad occhi chiusi così solo perché abbiamo l'halving, non mi sembra saggio comunque, vabbè, Comunque, questo su questa analisi qui del gold sono andato a vedere i punti di entrata sia sulla rottura retracement della trendline e sul primo livello 1990, eh sì, scusate, 1990, ciao, 1690, e ha dato conferme di break e retest, però come potete vedere è tutto un movimento che ha effettuato ieri dalle Sì. 18 fino alle 20 ed è orario che non va per niente bene. Ed è un peccato, perché 300 punti. Tanto dobbiamo veramente boh, non lo so, non so quando tornerà tradabile. È un dispiacere veramente, perché Ma adesso, anche scusami, per dirvi. vorrei sapere un attimo perché se su tutti i broker è così, perché Certo. ma no, Raja su Convantage lo trada ogni tanto. Quindi se lo trada io non penso che lo tradi, poi magari lui avendo capito certe somme, certe cifre, magari ha proprio spread agevolati, capito, ad hoc, individuali per lui. Potrebbe. Potrebbe sicuramente, quando magari hai 100-150 mila euro di account, puoi iniziare a farti sentire, quello sicuro. Però appunto, l'altro giorno lo ha tradato. Io dubito che lui lo tradi magari con 7, 8, 10 lotti, sapendo che lo spread potrebbe in un attimo arrivare a 10 punti, capito? Dubito che faccia cose di questo tipo. Quindi, secondo me, o è proprio Vantage che ha un ottimo Ieri, quando spread. ci siamo collegati in New York, comunque stava tra i 2 e 2,5 di spread, che è ottimo, 2 e Sì, 2,5 su Gold 2 è come averne 0 su GJ praticamente. di spread. Esatto.
Se torni un attimo solo sulla chart, quella sempre di prima del gold, ovviamente per chi è entrato verso metà settimana, verso la fine, no, però tanto stasera, barra domani, vi pubblico il breakdown di chiusura. All'inizio, cioè nello scorso weekend, quando ho fatto quello di apertura del gold, per chi l'ha visto si ricorda che avevamo tracciato questa trend line ribassista, potete vedere le tre rigettazioni, una alla sinistra, che adesso ve le disegno. E comunque anche qui sono stati ottimi punti, che però ovviamente qui è stata la prima zona che era un po' più difficile perché si è avvicinata, non è arrivata a toccarlo, ma si è avvicinata e ha dato formazioni di price action che però bisognava guardare sui time frame veramente bassi. Qui abbiamo avuto la seconda e questa qui era ottima perché l'avevamo anche vista che l'ha fatta tipo verso pre-Asian. Qui la terza e qui ci sono stati 200 punti di drop e quindi... Era veramente devastante. Sta settimana fosse stato tradabile il gold, mi facevo tutta la settimana solo su gold. Però ovviamente quando poi vai a vedere per fare le posizioni vedi che lo spread varia troppo e non riesci. Dopo 3 giorni di bull run di Bitcoin avrà dicendo Bitcoin is hot money. guarda che sono tutte cose fattibili, perché tecnicamente Bitcoin, non dico che sia basato sul nulla, però siamo lì, cioè... Che cos'è? Basato, cioè su niente basato. Sì, esatto. Non proprio sul nulla, perché sennò non sarebbe... Cioè, proprio è basato su offerta e domanda. Esatto. Come ogni mercato, però appunto non è giustificato da niente. Esatto, non è come magari dici, non so, US 30, che è basato su qualcosa magari più di macro fondamentale, o come il gold, tensioni geopolitiche, queste robe qui, BTC, va dove chi ha il portafoglio più grosso spinge il tasto più forte. Cioè. Sì, ma infatti Bitcoin è denaro sporco, e va benissimo, transazioni rintracciabili va benissimo, e poi tutti quelli che hanno una certa visibilità a livello mondiale, proprio sui social, su... come dici te, Trump, anche tutti, appena dicono una parola sulle cripto, le cripto si ribaltano, perdono 10-15%, aumentano del 20% in una notte, quindi è un mercato, tra virgolette, piccolo, perché non è piccolo, è un mercato enorme, però rispetto al mercato valutario cioè, è una briciola quella delle cripto, una briciola. Più che altro io pensavo un modo buono, diciamo, per investire su BTC, che poi ovviamente ho smesso quando è venuto giù tutto, e pensavo tipo fosse alla fine del mese magari prelevare qualcosina così e metterlo proprio in BTC, sai, andare a comprare proprio senza guardare il prezzo, vai su Coinbase, tipo che ne so, c'hai 50 euro, pum, compra e accumula, però abbiamo visto che in un mese è crollato, quindi... Ieri leggevo sulla chat di Telegram che qualcuno aveva scritto che ogni pips che viene mosso sono circa una settantina di milioni che vengono immessi nel mercato. Minchia. Cioè, io non so neanche come dirlo in italiano, boh. 5.1 trilioni, si dice trilioni. Sì. Non è billion, non è billion, non è un miliardo, no. È un triliardo. Penso siano 50 miliardi al giorno, capito? Di movimenti al giorno. Market cap, cioè, di Bitcoin, non tutti i soldi che ci sono dentro, ma quello che muove in un giorno. Qui lo vediamo su CoinMarketCap. Tether al primo posto. What? Che cazzo? What? Che cazzo è successo? 37. Boh, non so tanto cosa dire, sinceramente. Guarda tutti quei nomi. Ce n'è una diversa. Ma da dove sono anche lì uno dove si è messo. Da dove sono uscite queste robe? Bilaxi, Lebrank, sto Tether. Ah, ma questo è il cambio sul Tether di USD, ok.
Comunque abbiamo la chiusura dell'M30. Ce l'abbiamo adesso, guardiamo questa chiusura, poi possiamo staccare. DJ non ci fa rimpiangere nulla, meno male. GCAD pure, quello che vi dicevo prima, appunto. Tutti i venditori, puppatevelo in quel posto. Andate in drawdown, bastardi. Mi do tradare qua con noi. Ma se tradate all'apertura, così... Chiunque, qualsiasi venditore che ha venduto l'apertura alle 8, cioè alle 9. Quindi qui, sulla chiusura della candela delle 8, è in drawdown. Chiunque. Stanno sbucando le vene. Stanno sbucando le vene. Questa qui sta già rompendo i massimi, chiude a fake out. Questo spacca dall'altra parte. Spacca Tristan. Dall'altra parte, secondo me. Io ho investito in 4 cripto, ma non BTC. Ah sì, tanto seguono tutte BTC. Cioè, se BTC sale, salgono tutte, anche perché poi la maggior parte... A parte la nostra. La nostra è fuori quotazione. Oh, raga, vi faccio un consiglio finanziario. Investite in questa cripto. Pompate. Pump. Più 4%, andiamo bene. Siamo a metà centesimo. No, scusa. Siamo al 10% di un centesimo. Ottimale. Oh, crazy, man. Bull running coming, man. Noi se dobbiamo guardare il grafico, abbiamo fatto il buy mentre si stava curvando. Noi abbiamo fatto buy lassù. Crazy, man. Era prima, quando abbiamo fatto buy noi non era manco quotata, socio. È vero, noi abbiamo preso in ICO, è vero. In ICO, noi eravamo tipo a novembre, ti ricordi? Novembre, dicembre. Era una FOMO a chi ci buttava di più. Sì. Va già bene che non avevamo grano 3 anni fa, va già bene quello almeno. Capito, bomba. Ci sta. Mamma mia. Era un po' di grano per l'epoca, però sinceramente. Però sai comunque che... il tipo mi sta sempre simpatico, quindi ci sta, gli abbiamo finanziato un po' di viaggi in giro per il mondo. Borodic. Alexander Borodic. È un bel mito questo qua. Scrivigli in privata, digli dove è finito. Ma lui c'è, lui continua. Sì, vedi, Dubai, dice... Sì, no, lo so, infatti almeno quello... Adesso... Tutte queste cazzo di cripto che andavano avanti a meeting di merda da una parte all'altra del mondo, solo dei cazzo di meeting con gli stand per presentare le loro cripto, adesso questo coronavirus è tutto bloccato. Capito? Cripto uguale meeting. Meeting sulle criptovalute, non servono a nient'altro. Strette di mano. Strette di mano e grande raccolta di capitali da privati. È quello che rende nelle cripto. Raccogliere, intortare la gente, raccogliere il grano. E poi sviluppi il tuo progetto, ma quello che rende investirci, ho i miei dubbi, è un po' tardi. Anche perché per investirci uno dovrebbe investirci tanto per avere tanto ritorno ormai, perché va bene che Bitcoin può andare a 100.000, ci manca, ma 100.000 è un per 10, che è un botto, è tantissimo. Però se investi 500 euro e ne fai 5.000, hai giocato su una bull run della vita, da 10.000 a 100.000, hai avuto l'investimento della vita, hai portato a casa 4.000 euro. Capito? Se investissi invece 50.000 euro e poi ti dà l'investimento della vita, che fa effettivamente un per 10, lì ti sei portato a casa 400.000 euro, però appunto non mi sembra, anche perché il punto che volevo raggiungere era quello che se uno vuole investire, solitamente, siccome è una cosa molto rischiosa, investe poco, quindi dubito che qualcuno possa investire 50.000 in cripto, appunto se non sei un milionario, robe varie. E quindi mettere 50.000 su una cosa così a rischio mi sembra assurdo. Ho visto una pubblicità su YouTube di uno che ha detto: tutto il mio patrimonio l'ho messo in BTC, ed eravamo tipo, appena era venuto il crash dei mercati, sono andato a vedere BTC e ho detto Sì. Direi che non è una politica. Va a dormire strada tra qualche anno. Qualcuno sa che il guest di cui parla Raja, che sarà presente nella live, no, ho letto ma non... Non so, te lo dico se vuoi, vado a vedere se ha scritto qualcosa, ma... Non è qualcuno, è qualcuno per guardare la cosa degli NFP, qualche sì. Esperto di macro su cui proprio, secondo me, è, poi magari no. Poi gli basterebbe mettere Given, però no, vabbè. Gibe.
Ma non lo so. Paul ha avuto problemi di streaming ieri. Vedo che ha scritto scusate per i problemi allo streaming. Boh, non lo so, però è successo qualcosa. Comunque, no, non mi sembra di avere alcuna news da Raja. Ma sì, sarà qualcuno. Di solito qualcuno che magari sta sull'azionario o quelle cose lì. Qualcuno che sta sulle binarie, ogni tanto arriva certa gente. Per portare un po' più di argomenti, un po' più di learning. Sì, per cambiare un po'. Poi sicuramente anche noi porteremo un po' di gente in futuro sulle nostre live. Ma così, giusto per fare due ciance in più in tutti questi momenti qua, dove i trade sono già belli che andati. Così si fa un po' di cultura generale. Il mercato non mi sembra granché, io vi consiglio caldamente di farvi gli affari vostri fino a lunedì, ma fate quello che volete, siete padroni del vostro destino. Se non avete più domande, chiudo la live, se no, sparate. Comunque ci sentiamo, siamo attivi durante l'NFP, quindi se magari poi buttiamo uno Zoom link di un'oretta, ma una roba non registrata tra di noi, capito? Non si sa mai, magari verso l'una alle due. Boh, vediamo. Yes. E niente, ciao a tutti ragazzuoli, grazie mille. Ciao a tutti ragazzi. Ci vediamo questo weekend, comunque in giornata, sapete sempre dove trovarci. Chart mandatele su Slack e rimanete aggiornati sul canale. E buon, ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao.